Andiamo, andiamo. Vieni, vieni. Andiamo. Dai, scappate, veloce. Veloce, eh sì, scappiamo, andiamo, dai. Fuori, scappiamo. fuori. Il signore, visto che è arrivato subito. Pure il signore viene adesso, andiamo. E buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi per noi è sabato, una bella giornata primaverile, anzi quasi estiva, perché fa molto caldo. Cosa vuoi dire? Sì, aspetta, vieni, aspetta che ti prendo in braccio, vieni. Cosa vuoi Sapete una dire? cosa? Quando siamo andati a macchina, è riuscito a levare l'allarme fuori. E tu ti sei spaventata? Una frighe! Una fliga? Una mosca? Sì. Ok, vai, saluta, faccio ciao. Ciao! Manda un bacino. Vai. Allora, sì, come avete sentito all'inizio, c'è Ciao l'allarme. ragazzi. C'è l'allarme. Se vi ricordate, vi avevo già raccontato, in qualche video fa, che c'è qualcosa nel coso lì dell'allarme sotto nei parcheggi che non funziona e quindi ogni tanto, scatta Sì, così. però a quanto ho Eravamo. capito, perché il vicino si è fatto scappare, ha detto che Vicino. del bottone, ha detto nel bottone, nelle scale loro, quindi o qualcuno l'ha premuto. E noi non Hanno abbiamo non bottoni. E sì, c'è il tasto antincendio e scatta dov'è l'allarme. nelle nostre scale il Quella tasto? scatolina rossa col vetrino trasparente. Tu la schiacci e si preme il pulsante e scatta Io non l'allarme. l'ho mai visto. Evidentemente, lì da loro, a quanto ho C'è qualche capito, bambino c'è qualcuno che l'avrà simpatico? fatto e forse il vetrino è rimasto. Ecco perché scatta ogni volta. Non lo so. Comunque, Io ancora pensavo si che il vicino sente. sotto era Ah, preoccupato gli è venuto a dell'allarme. Invece ho controllare. guardato bene, ho detto, è uscito già fuori casa lui che fa, Ah, invece era lì che grigliava. Ha si finito è l'allarme. staccato, sì, si è staccato. Quindi questo, poverino, c'era la vicina, sì, stanno Non grigliando. gliene fregavo Sì, proprio. c'era la vicina del primo piano, che poverina non c'era la settimana scorsa, l'abbiamo vista che era preoccupata. Mio papà è in cantina! No, stai tranquilla, Sandra, Sì, era buio. che... Papà, io ho detto no, vedi che sono le scale. Comunque, allora, che vi volevo dire? Niente, che vabbè, oggi è una bellissima giornata, super calda, Perché ci sono io. sì, perché ci sei tu, il sole bacia i belli, però ho già guardato il meteo, stiamo avendo giornate 25, 27, 28 gradi, niente, settimana prossima ne avremo 7, la massima, 2, la minima. Vabbè, a parte questo, Scandinavia. io sono riuscita, dopo forse più 10 giorni, di convincerlo. Chi l'ha No, detto? Chi l'ha detto? Cioè, no, ancora non c'è una. Non cioè, ti l'hai ho convinto qua. convinto Nemmeno io. perché noi siamo. Devo bere, mi Vai, passa. vai a bere. Aspetta che qui c'è un po' di traffico. Perché praticamente dopo. Oh dai, guarda che bello! Dai, andiamo, possiamo solo andare a vedere. Perché praticamente stiamo andando all'IKEA. Lui appena avevo nominato Sì, io quest'IKEA. voglio andare subito da Ikea perché là ci sono quei. Siete andati già da Ikea dove ci sono quei tipo di. Quei piccoli tablet dove si può giocare. Io voglio andare subito là. Sì, Una bella allora, giornata. bella giornata. Sì, io ho fatto vedere perché E poi che cosa? E poi cosa? poi. Poi là c'è pure un asilo. Non C'è è pure. un asilo, è un C'è posto pure. dove possiamo buttare i bambini Un e parcheggio dei un bambini. parcheggio, c'è cioè un. C'è Il un parcheggio dei parcheggio e vuole andare bambini lì? lì. Allora dicevo, siccome volevo prendere il tavolino per il balcone, l'avevamo pensato, è È finito! Volevo prendere questo tavolino, poi però mi sono innamorata di un tavolino della linea dei giardini, dei balconi, delle terrazze di IKEA e io ho detto Ragazzi, andiamo a vederlo, non lo per vedrete in favore. questo video. Non lo vedrete in questo video. Non li vedrete, non li vedrete. Comunque, mi sono vestito di bianco. Sembro l'altra volta con la camicia dei tuoi per Paolo Bonolis. Adesso di bianco sembro Neri Marcolè in Tutti pazzi per amore, è Va vero? È bene, va vero? sì. Vabbè. Ma è ancora più Comunque, piccolo.
convinto, ero riuscita, gli mandavo le foto su WhatsApp quando era al lavoro e dicevo, guarda com'è bello! Quindi mi ha detto, va bene, dai, andiamo a vedere. E quindi adesso stiamo andando. Oh, Sì, ma a vedere basta, cioè uno si guarda e non si tocca, fa finta come se sono già sposati quei tavoli. va bene, allora siamo andati a fare la spesa per il fine settimana, siamo tornati a casa, l'abbiamo sistemata, perché appunto adesso andiamo, in realtà sono già le 3 meno un quarto, quindi niente, ho pensato che venite insieme a noi, tornato. Ragazzi, Ma vai. ragazzi, per favore, pregate per me che riesca a mantenere forza. Quindi questo. Adesso vi porto con me a vedere per questo tavolo con questa sedia, con queste due sedie, il tavolo con le due sedie e niente. Quindi io adesso vi saluto qui, ho già messo tutte le cose da frigo, le ho già sistemate, mi manca giusto un altro paio di Ciao, ci vediamo da Ci Ikea! vediamo soltanto là, ma vedi che non porto manco la carne, non porto niente, il portafoglio lo lascio qua, porto solo la patente. Sei un povero Anzi, illuso. tu se, Sei un povero illuso. ragazzi, non lo vedete, scrivetelo nei Ciao! commenti che lei non è ben fatta. Ciao! Ciao a tutti, digli, tu sei il più bello del mondo. Spaccata! La spaccata. Spaccata! Chiudi tu. Rieccomi. Allora, siamo al giorno dopo perché ora siamo a domenica e sono le 15:10, quindi diciamo che la domenica è anche in parte già trascorsa, perché poi ieri vi ho lasciato che dovevamo andare all'IKEA, siamo stati all'IKEA, però naturalmente con 3 bambini dentro l'IKEA non è così facile. In più dover scegliere delle cose è stato un po' impegnativo e non ho avuto modo di poter fare anche qualche ripresa così per farvi vedere. Tanto più che poi arrivati nella zona, quella dei mobili da giardino, così forse ci siamo stati un'ora, abbiamo in senso buono, battibeccato io con Daniele per una cosa che volevamo. Ecco, sono già arrivati a essere interrotta. Ah, vai. Poi? Bellissimo, stai giocando con l'ego? No? Va bene, allora vai a continuare a giocare che poi vengo e giochiamo insieme. Ok? Chiudimi la porta, per favore. Grazie. Allora, dicevo che abbiamo battibeccato perché io volevo una cosa, lui sosteneva un'altra cosa e facciamo così, no, facciamo pomì, va bene, facciamo come dici tu, no, come dico io, no, se deve essere così dobbiamo essere d'accordo. Insomma, sapete, no? Come sono queste cose. E quindi niente, alla fine siamo riusciti a trovare un compromesso e abbiamo comprato quello che in parte io dicevo, poi l'altra parte non c'era, cioè le sedie di questo tavolo non c'erano, e il commesso ci ha detto che dovrebbero arrivare tipo mercoledì. Ma io non fido tanto di questa cosa, tanto più che noi che ce l'abbiamo tipo a 30 minuti, significava poi aspettare altre 2 settimane e quindi poi nel compromesso abbiamo detto vabbè, prendiamo il tavolo, utilizziamo delle sedie che noi già abbiamo, le adattiamo e poi andando vedendo, tanto poi eventualmente quelle le possiamo sempre prendere se ci va. E ve le faccio vedere dopo, nel frattempo. Loro sono di là e Nea sta finendo i compiti, doveva finire una cosa e quindi ho detto: Beh, vi faccio vedere perché quando tu vai all'IKEA è ovvio che poi compri altre cose. E quindi vi faccio questo svuota IKEA e dopo andiamo di là, così vi faccio vedere questo tavolo. E in più ho preso anche un'altra cosa. Allora, eccomi qui con questa busta gigantesca che non so assolutamente dove poggiare, però ora vediamo, mi organizzo e vi faccio vedere. Tanto faccio così, ecco. Allora, la prima cosa vi faccio vedere, abbiamo preso una cornice, perché allora, voi sapete che io sopra il divano ho i quadri con le foto dei bambini.
In questi quadri manca Giulia. Mi dà un fastidio, cioè considerando Giulia ha 3 anni, quindi pensate un po' voi da quant'è che io ho sto pensiero. E quindi ho detto basta, ora vado e sostituisco qualche foto e metto con Giulia. Non lo posso fare perché quelle foto io le ho modificate con un filtro che avevo in un altro telefono. Non ho più questo filtro, quindi se io adesso vado a sostituire un paio di foto dove c'è anche Giulia, non, cioè, l'effetto non sarebbe bello perché quelle sono con un filtro, con una luce diversa e quindi niente. Quindi dovevano essere comprate delle cornici nuove. Alla fine, invece che le cornici, abbiamo pensato un'altra cosa che poi ve la farò vedere quando sarà il momento, perché adesso bisogna scegliere le foto e ordinarle perché sono fuori misura. La cornice è questa, aiuto, eccola qua, faccio vedere come è lontano. Questa qua, come vedete, le foto sono tutte fuori misura, a parte queste, no, neanche queste, non sono 10x15, e quindi così. Adesso le scegliamo, metto anche lì un filtro, così le rende più belle, e niente, poi le metteremo alla parete, quella vicino all'orologio di Maison Dumont, che è nera, per questo l'abbiamo presa con la cornice nera. Questa, se non sbaglio, 19 euro, questa cornice qui è la Roddam, vabbè, comunque non mi dica, sono quel che sono. Poi, cosa ho preso? Allora, abbiamo preso altri 4 piatti, questi qua che utilizziamo noi, che avevamo comprato il set, però ce ne sono rimasti, se non sbaglio, ne abbiamo 9 di piatti fondi, perché vabbè, due si erano scheggiati e buttati, qualcuno si è rotto, e siccome appunto fra un mesetto più o meno verranno anche i miei, i piatti non bastano, i piatti fondi, e quindi ne abbiamo presi altri 4. Ah, c'è Giulia. Cosa c'è? Dove sei? Giulia, ma sei sotto il letto? No, non sei sotto il letto. Dove sei? Sotto la porta? Cioè, dietro la porta? Ah, ok. Va bene. Stai lì, ti raccomando. No. Vai, vai di là con papà. Vai di là con papà. Per favore, vai di là con papà. No, fatti vedere, dai, vieni, vieni a salutare e basta, dai. No, Saluta. devo dire una cosa, Cosa? una pallina di pesca. La pallina di pesca, tieni la pallina di pesca. C'è Ariel. Ariel. Pesca. Pesca. Di Pesca. nuovo. Ariel. 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 Ed Elsa. No, non è Elsa, chi è? Oh, boh, non lo so. Va bene. Bellissimo, grazie di questo regalo. Vai, fagliela vedere a papà la palla di pesca, vai. Continuiamo, cerchiamo di farlo veloce e indolore. Allora, classico, che in realtà poi li prendo sempre, tanto sono 99 centesimi, i feltrini, questi qua per le sedie. Quindi via. Poi questi che non l'ho mai presi, 90 centesimi, e sono quei sacchetti per profumare tipo l'armadio, queste cose qua. Questo qua è menta, che si sente già da qua. Questo qua è lavanda, che non si sente. Boh, proviamoli, non lo so. Poi, altro classicone dell'IKEA sono qui. Le bustine, avevo quelle grandi e ho preso queste qua piccoline. Poi, tovaglioli, ne ho presi 2 confezioni da questi, erano a 1,99 euro, ce ne sono 100, ne ho presi 2. E poi a 4 euro, se non sbaglio, ho preso questa, anche questa caraffa, che anche questo qui, che si può fare freddo, ma si può anche togliere, perché praticamente, allora io ho una caraffa che comprai tempo fa, però non entra nello sportello del frigo, bisogna metterlo lì su uno dei ripiani. Allora, siccome adesso sta arrivando, no, vabbè, l'estate, così il caldo, spesso mi è capitato di preparare il tè, no, col bustino, il limone, bla bla bla, non avevo mai dove andarla a mettere, così ho detto vabbè, la prendo, tanto 4,99 serve sempre, e quindi l'ho presa così, e questa entra nello sportello.
Poi in offerta a 4 euro ho preso una nuova teglia di queste qua a cerniere perché la mia si è un po' consumata. Ora l'unico problema, perché io lo so, è che adesso ecco, io ho comprato la nuova e devo naturalmente prendere la vecchia e buttarla. Cioè, il senso sarebbe questo, solo che io poi prendo e dico, però no, dai, è peccato, magari con la carta forno la posso usare. Niente, sono piena di teglie così. Comunque, io intanto l'ho comprata, l'avrei voluta più piccolina perché penso che questa sia da 24, l'avrei voluta tipo da 20, però non c'era, siccome era un'offerta e l'ho presa. Quindi questa, poi sempre in offerta, ho preso un'altra cosa. Intanto c'è Daniele che sta intrattenendo Giulia e la sento che grida e ride nel corridoio. Allora, praticamente ho preso in offerta delle tende da mettere, da sostituirle adesso per la primavera estate, lì in soggiorno. Sono delle tende a 8 euro la coppia. Allora, ce n'erano tante belle, da 24, 19 così, però non volevo spenderci questi soldi anche perché. Con i bambini le tende, cioè, comunque se le sporcano e ci giocano, che le fanno girare così. Quindi, per il momento, ho preso queste qua, che sono queste. Ora, in videocamera non renderà niente. Comunque, sono sul beigiolino, con le strisce e ne ho prese 4 pacchi. Siccome è un'offerta 8 euro, ho detto vabbè, tanto per primavera estate, così queste qui sono leggermente più coprenti, quindi anche per il sole va bene. E poi appunto la spesa è minima e va bene così. Ovviamente sono più lunghe e le accorceremo noi con la tecnica quella di chi non sa cucire, ovvero questi. Si prende la misura e l'abbiamo già fatto. Poi al limite verrà mia mamma e la metterò al lavoro. Le lavo prima perché le tende di IKEA, se non lo sapete, spesso fanno il giochino che si restringono. Quindi prima le lavo onde evitare. E quindi queste con questi cosini qua, dove si taglia, si stira col ferro ed è a posto. Ne è arrivato un altro. Va bene. Cosa vuoi dire tu? Ciao. Stai facendo i compiti, dai, che dobbiamo uscire. Sì. Ok. Ultime due cose ad 1 euro, classico dell'IKEA, ovvero una candela, questa qua è con il tappo, bella, un profumo tipo i profumi dopo barba da uomo, questa qua, così. E poi il pezzo che fa parte, diciamo, del mio balcone, questa che era scontata a 7. Ed è questa lampada solare, la quale effetto dovrebbe essere così. Così l'apriamo e vediamo se stasera promette quel che dice. Allora, aspettate, no, se riesco, non lo so. Nel frattempo, noi vediamo di uscire perché oggi dovrebbe essere una delle ultime giornate calde. L'unica cosa che c'è vento e sono 3 giorni che ho la casa completamente invasa, sommersa dal polline. Io non so come devo fare, sono disperata. Tutta quella polverina gialla ce l'ho sulla cucina, su ovunque. Da una parte dico, per fortuna che adesso arriva la pioggia, così la smettiamo con questa cosa, perché infatti dà fastidio il naso, Giulia ha tutti gli occhi rossi. Comunque, va bene. A parte questo, eccola. È così, con sopra questo qua per la luce solare, ed è questa. Quindi poi vediamo, andiamo a mettere poi sul tavolo e adesso andiamo di là, così vi faccio vedere quello che abbiamo preso per il balcone e in più l'altra cosa che è stata pure presa. Allora, eccoci pronti, così vi faccio vedere quello che alla fine il pezzo grosso dei nostri acquisti. Dai, IKEA, è vero? Eh? Lasciami stare, signora. Hai Oggi visto? non sto Hai bene. visto che ce l'ho fatta? Oggi non sto bene. Il potere delle Ma non donne. ce l'hai fatta completa. Completa, no, non ce l'ho fatta. C'ho gli occhi che piangono da solo. Ragazzi, non ce la fa, per favore. Che qualcuno se la prenda. Prendetela, portatela. E ta-da!
Allora, il primo pezzo forte è che finalmente, Fortissimo, fortissimo, sì, fortissimo. abbiamo sostituito la lampada. Qualcuno se lo ricorderà, avevamo quella lampada, aspettate che va fuori fuoco, ecco, che si era rotta, si era piegata. Io avevo visto questa sul sito, ma più di un anno fa, e niente, me ne ero innamorata perché era proprio perfetta per quest'angolo. L'unica cosa, le mancano 10 centimetri in altezza per essere proprio, no? Però troppo, troppo, troppo bella. Era un anno che andavo dietro questa lampada, la tenevo nei carrelli, la toglievo, la mettevo, la toglievo, la mettevo. Adesso l'ho presa, aspettate, l'accendo, c'è il pulsantino da qua, dov'è? Non vedo, ecco. Vabbè, ma tanto non si vede niente adesso, quindi è una cosa Che abbastanza... E vabbè, ma che vuoi? Ma io bella, sono felice. Vai, vai, continua a fare. complimenti per l'acquisto. Sì, bello, bello, bello. Un bijou è questo angolino, lo adoro, bellissimo. Poi andiamo sul balcone. Lui parla, parla, ma alla fine piace anche a lui. Nel frattempo, lui è lì messo al computer che sta facendo gli annunci su eBay per vendere. Stavo scherzando prima che qualcuno se la prendesse, che non voglio rovinare altra gente, Eh me la sì, tengo cioè, ma tu, io. sì, ma la verità è che tu come fai poi senza di me? Dicevo, sta facendo gli annunci su eBay perché vediamo di vendere così, ma Ma vedi la mia vendere posizione che mi hai relegato? Ecco! a terra. Ha visto? In tutti i posti dove si deve si muore, qua mi sono dovuto mettere. Dicevo, stiamo vedendo di vendere tipo il passeggino perché ne abbiamo due. Ormai è ancora qualche mese, ma neanche, ormai Giulia non lo usa più il passeggino. Perché da regalare non abbiamo nessuno a cui regalarli. Buttarli così è peccato, pure prezzi proprio no, simbolici, 15 euro, 20 euro, vediamo un po'. Ma bando alle chiacchiere, alle ciance, ora giro e vi faccio vedere. Ecco, alla fine questo è stato il nostro compromesso. Io volevo questo tavolo con le poltrone abbinate, ma avevo detto le poltrone non c'erano, non avevamo queste sedie e questo è stato il nostro compromesso. E alla fine è venuto proprio bello. Tanto qui c'è questa qui per il sole, una sola, la seconda ancora no. Ragazzi, il compromesso è stato soltanto perché Aspetta un attimo, i pop. aspetta un attimo che c'è Giulia. Cosa dobbiamo guardare? Noi dobbiamo parlare con Peppa Boots, ok, poi Ragazzi, parliamo. il compromesso che abbiamo raggiunto è stato perché i cani non ce l'avevano disponibile le sedie. Quindi questo, proprio abbiamo raggiunto l'accordo. Ok, non le prendiamo le sedie perché non ce l'ha. Ecco, quindi di. Hai Non visto? te, No, io perché l'ho sembra che detto. dici il tuo marito ha No, l'ho avuto voce detto. in capitolo. No. Io sono il marito, non faccio niente. Io sono il marito. Vai a parlare con Peppa Woods, che vuole che parli con Peppa Woods. Comunque, questo è il risultato, diciamo, finale. Intanto ho messo qui la lampada, così vediamo stasera cosa succede. Abbiamo preso anche questi cuscini, questi qua sono quelli fatti apposta impermeabili. E su Temu ho ordinato due federe di queste qua impermeabili da tenere fuori. Intanto c'erano questi, ho messo questi. Ora vi faccio vedere, cioè, sono già 3 volte da ieri che la pulisco. Ecco, guardate qua, questo qua è tutto il polline. Guardate qui, ovunque, ovunque c'è solo polline. Io non so davvero. Andate, aspettate, ecco qua, polline su polline, va bene. Comunque, questo sarà il nostro angolino bello preferito. Intanto, poi le piante ce l'abbiamo in cantina, dobbiamo mettere quei cosi qui alla ringhiera. Poi, vabbè, quello lì è dei pannolini che poi andrà via. Basta. Questo. Qua abbiamo, queste sono le sedie tutte sporche di polline, e abbiamo giusto preso cuscini uguali e questo è il risultato finale. Che ne dite? Ovviamente lo spazio è quel che è, quindi è piccolino, non è che uno ci può mettere un dondolo qui, però almeno così adesso con le belle giornate, ecco anche la mattina posso fare qui colazione, possiamo prendere il caffè, almeno lo possiamo vivere un pochino di più. Basta questo. Quindi io direi che sono soddisfatta. Le poltrone comunque erano grandi, per prendere le poltrone sicuramente poi avremmo dovuto spostare anche l'albero da là, non lo so. Comunque, niente, sono veramente, veramente contenta di questo.
angolino, non vedevo l'ora di ecco, creare un ambiente un pochettino più confortevole. E stop, adesso ne approfitto per fare il caffè, così poi ci salutiamo perché vediamo di portare un pochettino fuori i bimbi a fare un giro con l'ambici. E ne approfitto perché ieri poi siamo andati a comprare lo zafferano Polline al negozio italiano e c'era il caffè Vergnano. Così 3,95 euro, noi vabbè abbiamo lo sconto del 10%. Ho detto proviamo, noi prendiamo caffè Borbone. Aspetta che non lo so dove c'è la papà. Ho detto vabbè, prendiamolo. Ero indecisa tra questo o quello intenso 10, 10 su 10, no, 9 su 10. Però ho detto proviamo questo qua cremoso. Tanto se poi dovesse piacerci possiamo prendere. Ovviamente questi sono compatibili con la Nespresso. Basta, prendo le tazzine. Vediamo. Ma a me mi sembra tutto acquetta, veramente. Vabbè, proviamone un altro. E questi erano da mio marito. Da questo? No, sono uguali. Che gli do a mio marito? Ma guarda che... Veramente? Cioè, veramente fai? Ma... Ok. Mi devo mettere un po' di zucchero che Visto che quella era per me. sì, che amaro, non riesco. Facciamo la prova se lo zucchero rimane oppure no, ne dubito. Ah no, dai, non pensavo. Giriamo. Dai, vieni. E qua chiamiamo 10 volte. Alla vostra. Vieni o No, sono no? impegnato. E buono. Noi facciamo cin cin col caffè. Tradizione da sua mamma. Bevo Alla suocera. acqua. Ciao. Che brutto. Proprio cremoso. È brutto. Meglio il caffè Borbone. Forse era meglio intenso, non lo so. Va bene. Comunque, Vabbè, ormai abbiamo intensamente fatto. schifoso. Questo è cremoso. Cremoso e schifoso. Pensate un po', questo è cremoso. Va bene, quindi io adesso vado qui Ebbene, sul mio. abbiamo sul nostro angolo proprio fatto Il apposta. nostro Che angolino. E niente, bello, grazie per grazie essere stati in nostra compagnia. Vi chiedo scusa che in questa settimana sono stata poco presente anche con i commenti, anche se vi ho letto, però è stata una settimana un po' così. Ho tenuto Giulia a casa alla fine tutta la settimana per via del pannolino, che comunque va bene. Diciamo che pesare c'è, un po' papà. ormai si è preso da papà. Poi vabbè, da lunedì adesso rientra dall'asilo e vedremo, quindi con i bambini una cosa o un'altra, questo è. Quindi, io vi mando un bacio, recupereremo ora in queste settimane. Lascia stare la mia lampada, non so le bambine ora pure. E dai, finiscila che me la. Un bacio, noi ci vediamo al prossimo. Sono le baci belle, io sto solo mentre attendo per te. Sono. Solo mentre attendo per te. Oggi è stata la giornata che io sono stato messo in secondo piano. Ma non sei mai in secondo piano. Un bacione. Ciao ragazzi! Ci vediamo al prossimo Rivedete al prossimo video. video, che prossimo video ci sarà la verità. Non me. Ciao! Vabbè, ciao.